Sono molto lieto di essere qui all'Aquila per l'inaugurazione di questa mostra su un personaggio che è veramente un personaggio, anche se fu re nel Medioevo, era un uomo rinascimentale, nel senso che aveva una grande cultura, era un umanista ante litteram, e che come grande uomo di cultura si è chiesto sulla realtà che le circondava, e il sistema astronomico all'epoca era il sistema tolemaico, e lui lo considerava molto complicato, e ha detto all'epoca che se lui fosse stato presente alla creazione avrebbe dato dei suggerimenti per un migliore ordinamento dell'universo. Quindi lui è stato un gran re, un gran politico, ma anche un poeta, un letterato. Quindi spero che l'Aquila potrà diciamo apprezzare tutta la ricchezza del re poeta di Alfonso X.